Il team di studiosi americani ha ottenuto finalmente il via libera e l'anno prossimo il primo test prenderà letteralmente il volo. Prima spruzzerà vapore acqueo o carbonato di calcio, poi, se avrà successo, nel 2022 si passerà a particelle piccolissime di un millesimo di millimetro, di ossido di alluminio o derivati del carbonio. Un progetto di geoingegneria, vale a dire l'uso dell'ingegneria per modificare il clima del pianeta. Un termine però che a molti fa tremare i polsi e diversi climatologi sono già in allarme. Il clima è un sistema complesso, ricordano, e non si può alterare in modo così brutale, a meno di non rischiare effetti collaterali imprevedibili, innescando magari una nuova era glaciale.